Da quanto aspettavi questo momento, giocare una partita importante di un mondiale dopo tante sofferenze? L'aspettavo da tanto e soprattutto non sapevo se sarebbe successo, perché comunque dopo l'intervento non sapevamo se riuscivamo a recuperare in tempo o no, quindi la mia soddisfazione è praticamente doppia, potrei dire, perché sono qui, posso giocarlo e vedremo di fare la miglior cosa possibile. Questa prima partita com'è andata da un punto di vista tecnico secondo te? Ma penso che per la squadra forse ci sia stato qualche errore di troppo nel primo set, nel senso che siamo partite un pochino con il freno a mano tirato. E poi quando ci siamo sciolte abbiamo tolto gli errori, insomma, superflui, invece poi lo dimostra anche il risultato, siamo andate nettamente meglio. Per quanto mi riguarda io tecnicamente sono ancora un pochino indietro, però vabbè, comunque cercherò di recuperare nel minor tempo possibile. Devi fare un corso accelerato perché domani c'è l'Olanda, che è una squadra sicuramente più temibile di Porto Rico. Domani è una partita sicuramente più tosta di quella di oggi, però secondo me abbiamo tutte le possibilità per far bene. Poi io personalmente sto vedendo con molto piacere che le mie compagne mi stanno aiutando moltissimo anche nei miei momenti di difficoltà, sapendo la mia situazione, quindi questo mi rende comunque più serena e tranquilla. Tra l'altro qui hai una claque personale di tifosi giapponesi che ti seguono sempre. Sì, io non so come fanno, ma sono sempre ovunque. Quando siamo in Giappone, che siamo a Tokyo, di qua, di là, sempre ci sono. Però vabbè, mi fa piacere, logicamente. Ciao.